erano tutti esseri a metà, guidati da quel grande Dio che è Pan, che è il tutto, no? Pan è il tutto. Queste divinità, a loro volta, che avevano anche nei loro riti, la gente ci credeva e portava offerte, avevano l'albero sacro, avevano la pozza sacra, avevano la grotta, la caverna. A un certo punto le nuove divinità li devono far fuori, li devono annientare, li devono cambiare, i titani devono essere cacciati negli inferi, sprofondati, e ognuno deve finire di questi. I più bei racconti su questo passaggio sono quelli dei dialoghi con Leucodio di Pavese. Se vi capita di leggerlo, è meraviglioso, parla proprio di questo passaggio tra il mondo di prima e quello di dopo. Vabbè, non lo voglio fare troppo lungo. A un certo punto, tra le tante spedizioni di annientamento, ci sono gli Argonauti. Gli Argonauti sono un gruppo di supereroi, diciamo, che partono con la nave Argo. È una nave così potente che ha l'albero centrale della nave che canta, è un albero cantante. Partono per andare a fare una sorta di giro del Mediterraneo, di assassinio programmato, diciamo, devono far fuori tutti, le sirene, il vello d'oro. Su quella barca ci stanno tutti gli eroi della Grecia, tutti i grandi eroi della Grecia che stanno tutti lì, anche se magari qualcuno dovrebbe essere già morto da 300 anni, ma nel mito è così, non conta molto la temporalità nostra, cioè può essere che qualcuno ritorna e ricompare, insomma su quella nave c'è Eracle, Ercole, c'è Orfeo, c'è Teseo, ci sono tutti quelli che contano, diciamo, che hanno una grande storia alle spalle. La nave parte e hanno già fatto fuori diverse, sono già andati in diverse senature, in senature del Golfo, hanno fatto fuori e tocca alle sirene. Le sirene, la loro arma è il canto. Hanno un canto così micidiale, lo sappiamo bene da Odisseo, no? Hanno un canto così micidiale che gli esseri umani, quando passano lì, restano incantati. Per rimanere incantati serve un canto. Il degrado della nostra civiltà è che noi diciamo incantati rispetto a un'immagine. Non è possibile. Ho visto quel film, sono rimasto incantato. C'era un tramonto, sono rimasto incantato. No, ci si incanta perché c'è una voce. Forse sei rimasto davvero incantato di fronte a quel tramonto, ma perché un gabbiano è passato in quel momento, perché il mare faceva un certo suono alla riva e tu hai confuso il suono con l'immagine, e poi per raccontarlo agli amici dici che l'incanto è stato dato dall'immagine. Ma questo perché ormai la nostra società vive solo di occhi, non vive di orecchie. Noi abbiamo perso grandi capacità di ascolto, perché siamo tutto occhi, gli occhi. Gli occhi servono a desiderare e quindi a consumare. Con l'orecchio è difficile consumare. Molto difficile. Quindi partono e stanno lì davanti. Non hanno... Forse Odisseo era già passato di lì, non si sa se era passato prima o se è passato dopo. Se era passato prima dovevano saperlo, che era meglio tapparsi le orecchie, no? Per non cadere vittime del canto. Non si tappano le orecchie, pensano di essere così forti che sconfiggeranno le sirene. Appena la nave passa, considerate che è una nave che canta, quindi c'è una nave cantante, come le navi, come le crociere, no? C'è una nave con dentro un'orchestra che suona. Grande albero cantante, ma il canto delle sirene è molto più potente. A Odisseo diranno: vieni qui Odisseo, grande vanto degli Achei, ascolta prima il nostro canto, prima di passare con la nave. Nessuno è mai passato di qui senza prima ascoltare dalle nostre bocche la voce dal dolce suono. Ma poi se ne va con viva gioia e conosce più cose. Ma questa è un'altra storia, quella di Odisseo. Stanno lì davanti le sirene cominciano a cantare una loro meraviglia di voce e in un attimo tutti gli eroi sono già in acqua, stanno perdendo clamorosamente, si tuffano senza neanche starci a pensare. Ci
possiamo immaginare Eracle con la clava, che si nuota tutta la clava. Tutti in acqua, tutti si tuffano. Sono troppo potenti queste sirene. E si avvicinano agli scogli, dove saranno divorati. Ora sulla parola divorare bisogna, diciamo, dove conosceranno il fondo del femminile, che è una cosa che i maschi non possono né conoscere né tollerare, quello è là, il terrore vero è quello, come gli amici di Odisseo vengono trasformati in porci, no? Cioè la naturalità, lo stato puro, quello è quello che propone Circe, propongono le sirene, tornare in natura, ma loro non volevano questo, anzi erano lì per eliminarle questo. Si tuffano in acqua, c'è un solo eroe che è rimasto sulla nave, è Orfeo. Attenzione adesso che arriva il momento della storia. Orfeo non si tuffa in acqua, prende la cetra e comincia a suonare e a cantare, forse facendosi accompagnare dall'albero. E canta un canto così potente, così forte, così divino, che le sirene una per una smettono di cantare, si fermano, restano immobili, si tuffano in acqua loro per andare verso Orfeo e a metà del percorso restano incantate per sempre, diventano scogli. Quando si dice sono rimasto impietrito dallo stupore, ecco, restano impietrite, diventano scogli. Da quel momento non canteranno più, mai più. Cioè, ci sono centinaia di caverne, grotte lungo tutto il Mediterraneo dove ti portano turisticamente a sentire il canto delle sirene. Ma non è il canto delle sirene, oppure sì, però te lo spiegano, no? È il mare che entrando nella caverna, l'eco delle onde riverbera sulla grotta e sembra che esca un canto. Quindi c'è la spiegazione del mistero. A quei tempi non c'era la spiegazione del mistero. Quindi Orfeo ha distrutto le sirene e le ha distrutte col canto, non solo, le ha distrutte con la tecnè. Questa è tecnica. Questa è una costruzione, un artificio totale, la cetra. È un oggetto costruito dall'essere umano per eguagliare il divino. E infatti è un canto divino, al punto tale che sta incantando questi esseri incredibili che sono le sirene. Bene, non sappiamo, questo è un mito meraviglioso perché sembra quasi che in quel momento, no? Abbiamo preso la strada della tecnè. Siamo diventati noi più forti degli dèi. Da quel momento in poi la natura non canterà più. Non ci sarà più l'eco, quindi la ninfa che abita l'eco. Si sente più, le fronde non comunicheranno più, morirà via via la voce della natura. E infatti Pan muore, il dio Pan muore, non c'è più il tutto. E quando la natura non c'è più, non canta più e quindi non è più divina, ci si può fare quello che si vuole. Certo. Possiamo cambiarla, modificarla, battere il bosco, fare la diga. Lì non abita più nessun essere divino, questo è. E questa è la nostra storia, no? Non è che è cominciata da Orfeo, però insomma, l'ho raccontata perché è bella come storia, è bella perché fa pensare che stanno crescendo, no? Adesso non c'è più, abbiamo strumenti elettronici, possiamo riprodurre musica di tutti i tipi, ma la tecnè non è solo questa, la tecnè è tutto quello che ci circonda, fino all'intelligenza artificiale che tra qualche anno arriverà a sconvolgere completamente il nostro mondo. Quindi abbiamo continuato a pensare che tutto quello che è naturale è trasformabile, usabile, modificabile e soprattutto è dato, sta lì per noi. Ci vorrà un sacco di millenni prima che arrivino le nuove divinità. Le nuove divinità sono divinità che sanno leggere e scrivere. Sono le tre divinità del libro: Giove, Gesù, Maometto. No, sono le tre divinità che
faranno piazza pulita di tutto il paganesimo di prima e quindi di tutte le divinità antiche, poi quelle greche, poi quelle romane, etrusche, e ce ne sarà un solo Dio. È un Dio che la salunga, perché è un Dio che scrive tutto. E la scrittura è un'altra tecnica, è un'altra tecnologia che serve a permettere all'essere umano di vincere il tempo, di vincere lo spazio. Io adesso vengo qui con questo libro e posso rileggere delle cose scritte nel 1992. Un'invenzione strepitosa, ma anche micidiale allo stesso tempo. Va bene, questo per dirvi che io mi sono messo a raccontare oralmente per tentare dentro questo mondo fatto così di infilare qualcosa di molto antico, di molto lontano da noi, quando la scrittura non c'era. Quando la scrittura non c'era si parlava a voce, tutto avveniva a voce. I racconti avvenivano a voce, passavano di orecchio in orecchio e passando di orecchio in orecchio crescevano, si sviluppavano. I miti sono nati così, sono nati grazie al passaparola. Il passaparola di qualcosa che colpiva l'immaginazione di chi ascoltava e che aveva voglia poi di raccontarlo a qualcun altro, e ancora a qualcun altro, ancora a qualcun altro. Questo succede ancora oggi in tutti noi, quando appunto assistiamo a una serie televisiva che ci piace, a un film, leggiamo un romanzo, ci viene voglia di raccontarlo. È la stessa cosa che si faceva 7, 8, 9 mila anni fa, uguale, non è cambiata. E questo non è cambiato, è quello di cui mi occupo io. In realtà è cambiato molto, perché come racconto io non è esattamente come raccontava mia nonna a me bambino. Cambia tutto, perché cambiano i riferimenti intorno, quindi il narratore orale non può non tener conto del mondo circostante. Mia nonna, per esempio, non aveva suoni dentro il racconto, non metteva suoni. Se io oggi devo raccontare qualcosa non posso non infilarci dentro anche delle sonorità, perché ormai il nostro è un mondo pieno di sonorità. Il mio modo di raccontare non può non tenere conto delle velocità con cui ci passa la comunicazione, ed è una cosa che è quasi naturale per un raccontatore. I cantastorie dell'Ottocento avevano il cartellone con i disegni, con la bacchetta, e il passaggio da un disegno all'altro era una serie televisiva fatta in altro modo, non si passava da uno all'altro raccontando. Io ho continuato a lavorare su questo, ancora oggi continuerò a lavorare su questa dimensione della narrazione orale, non antagonista, però altra rispetto alla scrittura e rispetto al modo, perché il raccontare orale mi permette anche di fare delle riflessioni sul tempo, sulla qualità dell'esistere, sul modo di stare e sul modo soprattutto di relazionarsi. Raccontare a qualcuno vuol dire instaurare una relazione, come sto facendo io con voi adesso. Vi devo guardare negli occhi ogni tanto, tranne quando leggo. Ecco, quando uno legge si perde un po' gli occhi degli ascoltatori. Però i bravi lettori, mentre leggono, tentano di fare delle pause per riprendere l'attenzione. Questa cosa che accade tra me e voi adesso, ma in tutti i contesti in cui qualcuno racconta qualcosa a qualcun altro, ha a che fare con i neuroni specchio. I neuroni specchio li hanno scoperti recentemente. Hanno scoperto che noi esseri umani, adesso hanno scoperto non solo noi, ci sono i delfini, i pappagalli, il polipo. Questi neuroni specchio servono. Allora ve la faccio in un altro modo. Riprendiamo le sirene, che i neuroni specchio c'entrano con le sirene. Allora, Odisseo cammina lì davanti con la sua nave. E io andavo tagliando una grossa forma di cera in piccoli pezzi con l'affilata lama di bronzo e poi li schiacciavo con le mani robuste. Ben presto la cera si abbolliva per la
mia grande forza e per lo splendore del sole sovrano. Uno dopo l'altro la mettevo negli orecchi a tutti i compagni ed essi mi legarono nella nave mani e piedi, stando io là ritto alla base dell'albero, e a questo allacciavano le funi. L'ho fatta di corsa. Poi sedevano e andavano battendo coi remi il mare. Ma quando ero tanto lontano quanto si fa sentire uno che grida, non sfuggì alle sirene, che una celere nave passava vicino, e intonavano un canto melodioso. E va bene, il pezzo che avevo fatto prima. Lui le orecchie non ce le ha tappate, però si è fatto legare il furbacchione. Gli altri marinai vogano disperati, non capiscono nulla di quello che sta succedendo, vedono solo il loro comandante che smania. È come un tossico, quando gli manca la dose, uguale. Non c'è più niente. Vuole togliersi le, vuole uscire, vuole trascinare dietro addirittura l'albero su questo allegato, pur di tuffarsi in acqua e andare lì dove quel canto lo sta attirando. Ma per fortuna è stato ben legato, ha chiesto lui di essere legato, solidamente legato. Bene, noi spettatori, quando andiamo a teatro, siamo sempre Odisseo. Noi siamo seduti su queste poltrone. Ci abbiamo messo millenni a inventare queste poltrone, passando dal marmo al legno, agli spalti e poi via via. Siamo seduti. Sul palco ci sono delle sirene, gli attori. Se sono bravi, sono delle grandi sirene. Che succede in quel momento? Che se c'è qualcosa di eccezionale dal punto di vista attorale, interpretativo, immagini, qualcosa che sta accadendo lì sul palco, io che sono seduto vivo l'esperienza che stanno vivendo loro. Io quando sono andato a vedere il Macbeth di Necrosius, io ero anche Macbeth. È stato uno dei momenti in cui ho capito che anch'io potrei uccidere per il potere. Cioè, i neuroni specchio ti permettono di compiere una esperienza vicaria. E questa è l'umanità. Noi riusciamo a immaginare così fortemente l'evocazione che le sirene ci stanno dando che la viviamo totalmente. La viviamo fisicamente, cioè sudiamo, contraiamo i muscoli, la faccia, piangiamo, ci emozioniamo, ci fatichiamo con tutto il nostro essere. Certo, direte voi, magari capitasse sempre a teatro. Non capita sempre. Vabbè, non importa. Bisogna sempre andarci perché si spera che poi quella volta arriva. Quando arriva è una bomba emotiva incredibile. E allora, questo è quello che fa Ulisse. Ulisse anticipa la possessione delle sirene, sapendo che non cadrà nella trappola. Se noi ci alzassimo dalla sedia e andassimo sul palco, saremmo un tutt'uno con le sirene. Ma questo non avviene. Non avviene per storia, per educazione, per tradizione. Noi siamo legati a queste poltrone. E qualsiasi cosa sta accadendo là la possiamo vivere così intensamente. È tutta l'arte, è tutta la realtà virtuale lavora su questo. I giochi virtuali producono un'empatia altissima in chi gioca, perché sono i neuroni specchio che funzionano così. Quindi abbiamo questa capacità e io allora ci dico, ma perché non la usiamo sempre? Perché non la usiamo tanto? Ed è per questo che cerco attraverso il racconto di produrre delle forme di mimesi, di identificazione, di empatia, di molto alte, così che si possa permettere allo spettatore di fare un'esperienza sensoriale precisa, come se stesse lì con me, dentro quella situazione. Questo non è che avviene solo attraverso un racconto, può avvenire anche attraverso una scena teatrale, non è adesso, non sto facendo che la narrazione in assoluto è il privilegio. Non è che i neuroni a specchio sono un appannaggio solo della narrazione, no, però è qualcosa che accade quando appunto assistiamo a qualcosa di potente, di molto potente. Poi la nave passa, Ulisse si scioglie, torna a casa, diciamo, andiamo via da teatro, torniamo a casa, andiamo a mangiare,
butta lì, continua a pulsare dentro di noi, resta. Non sappiamo come, scusate, non sappiamo in che modo fruttifica, si evolve, però è qualcosa che resta dentro di noi e che tornerà in certi momenti della nostra vita, sono frammenti, ci ricorderemo di qualcosa che abbiamo visto e sentito in quel momento. E questa è quella che si chiama la cultura, cioè la coltivazione dell'anima. Bene, vi leggo un altro pezzo. Ma gennaio 1993, due giorni fa, ero in treno da Bologna verso Milano. A Modena si siede davanti a me un giovane con uno sguardo affamato. I suoi occhi sembrava cercassero come di rubare tutto ciò che incontravano. Non riusciva a stare fermo, era eccitato, su di giri. Lì per lì ho subito pensato che fosse sotto effetto di qualche droga. Quando è arrivato il controllore, gli ha chiesto notizie sulla distanza alla prossima stazione. Parlava con uno strano accento, forse è uno slavo, ho pensato. Ha voluto sapere i nomi delle stazioni successive e quando il controllore si è allontanato, lui si è messo a ripetere i nomi e i numeri delle distanze come se se li gustasse in bocca. A tratti sembrava come preso da una specie di esaltazione, sembrava che qualcuno gli tirasse il corpo da tutte le parti. Di certo era straniero. Pareva che masticasse le parole con difficoltà. Però adesso non ero più così sicuro che fosse slavo. In piena corsa del treno ha aperto il finestrino e si è affacciato con la testa. Odorava l'aria ispirando profondamente, con un sorriso estatico sulle labbra. Allora ho pensato che fosse un ex detenuto appena uscito dal carcere. Si è seduto, ma poi di nuovo con uno slancio ha rimesso la testa fuori, al freddo. Respirava a bocca aperta, a scatti, come un cane. Una signora bruscamente gli ha chiesto di chiudere il finestrino. Gli altri passeggeri hanno borbottato qualcosa guardandolo storto. Ha chiuso immediatamente il finestrino scusandosi per il disturbo, più volte, cerimoniosamente. Sembrava che anche le parole con cui si scusava gli piacesse ripetere per il puro gusto di ascoltarne il suono. In tutto il suo comportamento c'era come un eccesso di dimostrazione di esistenza, come se volesse in qualche modo metterci a parte delle sue scoperte. Sembrava posseduto da una segreta contentezza che mostrava senza pudore. Gli altri passeggeri lo guardavano ormai con un certo fastidio imbarazzato. Poi si è come chiuso in sé, preso da nuove scoperte. Ha cominciato a toccare la plastica dei sedili, come se la scoprisse per la prima volta. Tastava ogni oggetto, la sponda, i bordi. Passava la mano aperta sulla superficie del vetro. Il volto era irradiato da una luce infantile e contrastava col suo corpo adulto. Anche questo era difficile da sostenere. Mi sono reso conto che anch'io, come gli altri, cercavo di distogliere lo sguardo. Quando il treno si è fermato, a Piacenza, il giovanotto è sceso con un gran sorriso sulle labbra, salutandoci. La sua immagine ha continuato a visitarmi per tutta la giornata, lasciandomi inquieto. Il mio disagio nasceva dal fatto di trovarmi di fronte a qualcosa che non riuscivo a collocare. La sensazione di essere in presenza di una estraneità totale. Solo oggi mi è venuta l'idea che quel giovane forse era un angelo appena caduto, sceso di proposito sulla terra, non poteva che essere così, stava davvero scoprendo il mondo. Ho pensato che avevo di fronte a me la dimostrazione fisica di ciò che vado sempre proponendo in workshop e laboratori, quello stare nello stupore come condizione per scoprire il mondo allo stato nascente. Era proprio quel lavoro sensoriale che pratico ogni volta che mi accingo a trovare un racconto, quando vivo di continue scoperte, come fossi un bambino inesperto oppure un alieno catapultato in questo mondo. Ora che quel modo di sentirlo avevo di fronte, incarnato, per così dire, in un corpo, non lo avevo riconosciuto. Mi era sembrato qualcosa di eccessivo. Questa riflessione mi ha reso triste. Forse sto perdendo colpi. Non riesco più a sentire così potentemente come un tempo. Mi sono lasciato scappare la possibilità di un incontro ravvicinato. È sempre così. Gli angeli, quando li incontri, non li riconosci mai. E dopo, quando li cerchi, non sono più lì. No, forse non era un angelo, però. Nel 93 cominciavo già a domandarmi se stavo perdendo colpi. Perdere colpi e
essere più capace di stupirmi. Questo è. E quando arriverà il momento in cui non riuscirò più a stupirmi del mondo, delle cose intorno, di quello che vedo, significa che ho finito, cioè non c'ha più senso. Questo, la capacità di stupirsi, è una cosa che da piccoli l'abbiamo quasi naturalmente, lo sappiamo, cioè il bambino è affamato di vita e di cose. Per ritrovarla da adulti bisogna allenarsi, non è che si, non ce la si fa così facilmente. E sono appunto tutti gli esercizi che io, con cui lavoro, quando lavoro con tanti attori, o con me stesso quando comincio a lavorare. Essere capaci di stupirsi e quindi di cogliere l'inaspettato, quello che non ci aspettavamo. Allora vi racconto un esercizio che continuo a fare, che è quello che in qualche modo mi permette di non, insomma, non sempre, ma insomma, di non precipitare nell'opacità. È l'esercizio delle luccicanze. Provateci un po' ogni tanto, poi magari dopo, la sera, prima di addormentarsi. Provate prima di addormentarvi, nel momento in cui state per andare, nel momento in cui avete appoggiato il libro che avete letto, magari due pagine, non ce la fate più, state crollando. Se in quel momento riuscite a... Vabbè, io faccio così. Comincio a rivedere se durante la giornata ci sono state o no delle luccicanze. Le luccicanze sono momenti piccoli di solito, anche grandi, di solito piccoli, della giornata in cui sono accadute cose che mi hanno colpito, non necessariamente positive. Un autista che mi ha insultato alla curva, una merda che ho pestato camminando, sbagliando, pestando una cacca, tante cose possibili, una foglia che è caduta in un certo modo. Queste luccicanze io me le racconto tra me e me. Cioè, come se mi immagino che mentre sto lì le sto raccontando qui. Quindi è un monologo, di fatto. È un elenco. Che è successo oggi? E poi mi addormento. È un esercizio utilissimo. Uno, è utile perché mi permette di vedere quanto sono attento oppure quanto dormo, quanto sono opaco. Quando riesco a avere 5, 6 luccicanze è già molto buono in un giorno. Se arrivi poi 7, 8, 9 vuol dire che stai proprio molto bene. Di solito questo avviene quando ti trovi nel vacuum, cioè durante le vacanze io sono più ricettivo rispetto a queste luccicanze. Vedo molte più cose di quando sto nella vita di tutti i giorni. Ma invece l'allenamento serve proprio nella vita di tutti i giorni. Sotto la soglia dei 5, 4, 3, 2, 1, ecco, quando la sera me ne ricordo uno solo, vuol dire che il mondo era opaco. No, non il mondo, io ero opaco. Quel giorno sono stato opaco. Il mondo non è mai opaco, il mondo è ricchissimo. È una fantasmagoria, una Disneyland. È pieno di cose che succedono. Sta a noi vederle o non vederle, trascurarle, ascoltarle, percepirle oppure no. Per dico vederle, ma non è un vedere con gli occhi, si può essere anche appunto un insulto, una voce, un odore. La luccicanza mi permette di capire quanto sono stato attivo. E quindi è una forma di allenamento. A me è utilissima. Succede poi che spesso la luccicanza, è incredibile, nel momento in cui avviene, genera poi una catena di luccicanze. Un giorno ero in un supermercato e mentre andavo col carrello vedo a terra una pozza, no, non vedo a terra, scivolo su una pozza gialla, melmosa. Qualcuno aveva rovesciato del curry, credo, una salsa al curry, c'è un odore di curry molto forte.
Ma a me non è tanto quello che mi ha colpito, è la sensazione del piede che camminava su qualcosa di morbido, di viscido, di vischioso. Ho fatto così, sono retrocesso, ho pulito la scarpa e in quel momento sapevo che quella sarebbe stata una luccicanza per la notte. Era evidente, era successo qualcosa di... Però solo dopo ho detto, ma perché ho fatto quel salto indietro? Che c'era da spaventarsi di una cosa del genere? In fondo bastava pulirsi la scarpa. C'è stata qualche altra cosa lì. E dai, allora la notte, il giorno dopo, ma perché? Perché quella luce di anziani mi stava dicendo, raccontando anche qualche altra cosa. E mi sono ricordato allora di tantissimo tempo prima, ragazzino, noi sul Lago Maggiore, noi piccoli sul Lago Maggiore, vi parlo di 9-10 anni, ci costruiamo con le stecche dell'ombrello, ci costruiamo degli archi, nylon, mettiamo poi il nylon, le frecce erano altre stecche, e con questi archi piccolissimi, così, abbastanza micidiali, entravamo in acqua nella zona sul Lago Maggiore, fondo Toce, cioè la parte del lago dove il lago va a morire, lì c'è come una cosa paludosa, l'acqua è alta al massimo così. Entravamo in acqua e andando molto lentamente per non spaventare i pesci, ogni tanto vedevi i pesci fermi. A differenza che nel mare i pesci di lago sono un po' tontoloni, cioè le dicche sono immobili, i pesci persici che sono veloci stanno anche loro, certe ore del giorno sono immobili. Quindi noi entravamo in acqua così, uno di qua, non tutti vicini, perché sennò i pesci si spaventavano, poi appena venivano, prendevamo il pesce. Praticamente facevamo quello che facevano i nostri antenati milioni di anni fa, solo che lì era vietato farlo, non avremmo dovuto fare questo, così, prendono i pesci. Però se pure io al guardapesca, dai, eravamo ragazzi, e prendevamo i pesci in questo. Uno di quei giorni, e questo è il collegamento, io a un certo punto metto il piede su una carogna. Non so se avete mai messo un piede su una carogna in acqua, piede nudo, è una sensazione terribile. Non me la so descrivere, è la stessa sensazione che avevo avuto quando ero scivolato sulla pozza di Kerry. Lì però avevo una scarpa, però quel senso di star pestando qualcosa di obbrobrioso, che non si doveva pestare. Adesso la carogna è terribile, sono andato indietro, sono uscito dall'acqua, un cane che avevano buttato morto, non so chi, un corpo umano, no, penso di no, non lo so, non sono andato a controllare. Ma questo per dirvi che noi dentro abbiamo un deposito gigantesco di avvenimenti, di accadimenti, di esperienze, di immagini, di sensazioni, di odori, che sta lì, è un deposito molto grande, ce l'abbiamo tutti, ricchissimo, perché la nostra vita è stata comunque ricchissima, anche se noi magari l'abbiamo attraversata senza starci troppo a pensare sopra, senza mettere da parte queste meraviglie. Come diceva Rilke, noi a fatica raccogliamo il miele del visibile per trasferirlo nel grande alveare d'oro dell'invisibile. Questo è quello che fa il poeta. Lui dice, tutti gli artisti dovrebbero fare questo. Cercare di catturare il miele del visibile. Il miele del visibile sono anche queste luccicanze. Cioè il miele, no? Quello che affiora. E trasferirlo nel grande alveare d'oro dell'invisibile, dove nel nostro animo questo alveare d'oro dell'invisibile. Poi arriverà il giorno in cui scrivendo, raccontando, disegnando, facendo qualcosa, lo ritireremo fuori, lo doneremo agli altri, questo invisibile. Ma è bella il primo aggettivo che mette Rilke, noi a fatica raccogliamo il miele del visibile. Non è una passeggiata, serve un lavoro. Raccogliere il miele, e tutti gli artisti delle varie discipline esattamente sanno qual è questa fatica.
come si compie, no? È il nostro lavoro. Il nostro lavoro è questo, stare con gli occhi e i sensi molto aperti a cercare di catturare quello che affiora, per poi distillarlo, per poi comporlo, per poi riprodurlo attraverso un artificio. L'arte è tutto artificio, non c'è nulla di naturale in quello che facciamo, né in teatro, né in musica, né in cinema. I nativi dell'Amazzonia sono naturali, loro sì, loro quello che fanno. Però anche loro, vedi, hanno un momento in cui si devono truccare, si devono truccare. In quel momento, truccandosi, fanno teatro. Anche loro, nonostante che vivano in uno stato veramente di meraviglia omeostatica con la natura, anche loro a un certo punto devono cambiare aspetto. Come dire, esistiamo. Siamo esseri umani e per farlo ci distinguiamo un po' dalla natura che abbiamo intorno. Anche loro. Noi non abbiamo fatto un po', abbiamo fatto altro che portarlo all'ennesima potenza. Tutto questo. Per distinguerci abbiamo creato questo. Guardate che roba. Abbiamo creato cose incredibili. Per distinguerci dalla natura, per non farci intrappolare dalle sirene. Siamo ancora qui adesso le sirene si sono ammalate tutte, adesso il problema è quasi, no? Che fare adesso che abbiamo, che non sappiamo più dove mettere i piedi. È una bella domanda, io non ho risposte, quindi vi leggo un altro pezzo e poi dopo, se volete farmi delle domande. Berlino, settembre 1993. All'Aquarium ci sono capitato quasi per caso. La mattinata era libera e solo a sera avevo appuntamento al Carousel Theatre. Sono stato assalito da una quantità di vita acquatica multiforme, variopinta, corpi affusolati di pesci giganteschi, miriadi di pesciolini colorati in modo assurdo e magnifico. Ovunque un sussultare di esseri, le acque stagnanti del Sud America, ma anche una carpa immensa di acque nostrane. È stato come entrare in acqua, di vasca in vasca, alla fine ero esausto. Poi è apparsa una tartaruga di mare, gigantesca. Sono rimasto a guardarla per diversi minuti, una specie di aquila di mare, leggera e volante, ma con la pelle rugosa, con becco e ali e una corazza esterna da pavimento antico. Intorno le sfrecciavano veloci squaletti, lucidi e compatti. Sembrava la metafora della difficile convivenza tra modernità e antichità. La velocità onnivora e baldanzosa, la bellezza pesante e lenta. Nell'ultima vacanza in Sardegna ho scolpito pietre e scoglie. Scolpire è per me una forma d'arte che agisce direttamente sul tempo, modellando una materia senza mai piegarla a forme predeterminate. Ho nascosto le sculture tra le pietre dei muretti, incastrate come fossero un altro sasso. Le espongo così, chissà, ai crocicli qualcuno un giorno le troverà. Mi ero appena spostato al Mar Rosso in un acquario come avere gli stivali delle sette leghe, in un attimo passi dal tropico al mare del nord, quando accanto a me una donna anziana ha cominciato a parlare. Parlava a me, perché ero l'unico di fronte alla vasca tropicale. Stavo per dirle che non capivo il tedesco, ma lei aveva cominciato a raccontare con un tale entusiasmo che non sono stato capace di fermarla. Da come era vestita doveva essere una dell'est.
Sulla U-Bahn, cioè metropolitana, appena passi la zona ovest, via via il metro si riempie di gente vestita così. Scarpe da ginnastica consumate, giubbotti di finta pelle, trench smunti e una certa aria dismessa, vinta, in parte frustrata. La donna indossava un vestitino a fiori tipo anni 50, con una specie di merletto al collo, avrà avuto una sessantina d'anni, era leggera, piccola, dignitosa nella sua povertà. Il suo racconto aveva per protagonista un piccolo pesce blu con cerchi gialli intorno alla testa. Continuava a indicarmelo nella vasca, eccitata. Muoveva le mani come a imitare dei movimenti e riusciva a renderli bene. Erano proprio gli stessi del pesce. Li potevo confrontare con l'esemplare nella vasca. Era strano che la donna usasse così tanto le mani. I tedeschi di solito sono molto compassati. Poi ho capito che il racconto che mi stava facendo doveva essere un ricordo d'infanzia. Le mani e il corpo stavano tornando infantili. Il suo volto sorrideva, come doveva aver sorriso quella bambina di 60 anni prima. Di colpo era divenuta scattante. Ogni tanto emetteva una piccola risata squillante. Stavo assistendo a una metamorfosi. Non so come aveva potuto, da piccola, essere entrata in contatto con quel pesce tropicale. Un regalo del padre o di qualche zio emigrato. Un piccolo acquario casalingo tra i casermoni di Berlino. Adesso il racconto aveva a che fare con la guerra e i bombardamenti. Il corpo della donna si contraeva mentre raccontava, il volto le si oscurò, era impaurita. Di colpo vidi lei bambina che correva nei rifugi con quel pesciolino in una boccia stretta tra le mani. Vidi la guerra venire giù dal cielo, sentii suonare sirene, cadere bombe. Quel piccolo pesce era stato il suo talismano, forse, contro l'orrore. Il racconto terminò di colpo. E io, come se mi fossi risvegliato in quel momento. La donna era tornata lì presente, io con lei. Tornò a guardare il pesce nella vasca, scuotendo la testa, sconsolata, con un velo di tristezza negli occhi. Io bofonchiai qualcosa, lei mi sorrise con un lampo di furbizia. Forse aveva capito fin dall'inizio che non ero tedesco. Ha posato una mano piena di vene in rilievo sul mio braccio e quasi come una confidenza mi ha detto «Danke». Grazie, andandosene via furtiva. Sono uscito dall'acquario come trasognato, ero sazio come avessi mangiato un cibo squisito. Mi sono incamminato verso est, perdendo piano piano i colori abbaglianti, i vestiti dei negozi costosi. Le case diventavano via via casermoni, le strade si slargavano, dando quasi un senso di agorafobia per il troppo spazio vuoto. I manifesti pubblicitari schiaffeggiavano i muri grigi. E con i loro colori annunciavano una nuova era, la libertà del mercato. Alcuni negozi si erano già rifatti il trucco con scritte invitanti, annunci concorrenziali. Non indicavano tanto ciò che si trovava nel negozio, quanto il fatto che ora tutto sarebbe stato diverso da prima. La gente dell'est sembra rassegnata come lo era prima sotto il regime comunista. Attendono con un po' di codardia di essere travolti dal nuovo, a cui pure anelano, ma che arriva come una catastrofe di nuovi segni e comportamenti da acquisire in fretta. Stanno imparando ad alienarsi in altro modo, senza avere nulla da contrapporre e forse senza nemmeno volerlo fino in fondo. Mi sono fermato davanti a una grande casa indistinta, senza balconi. Ho pensato che la mia raccontatrice avrebbe potuto essere vissuta lì. E mentre ho pensato questo, ho realizzato che parlavo di lei già al passato, come se quella storia all'acquario me l'avesse raccontata una persona ormai scomparsa. Bene, questo libro è un po', ogni tanto è pieno di incontri così, incontri con esseri eccezionali, che non sono dei raccontatori, non sono degli attori, non è lo fanno di professione. Esseri che sanno raccontare, ma per saper raccontare devi avere una passione, deve esserci una passione dentro che ti muove il racconto. E lei ce l'aveva, c'era questo ricordo che non credo di aver sbagliato, io ho vissuto quello, mi sembra che lei mi stesse raccontando proprio tutta quell'esperienza. Poi guardava sul cielo, le bombe, mimava un sacco di cose, era proprio un pezzo teatrale stava facendo. Appunto i tedeschi di solito sono molto più rigidi, non muovono le mani come noi mediterranei, non hanno la nostra disposizione alla corporeità. Il mio spettacolo Colas l'hanno tradotto in tedesco, in Germania, e hanno fatto centinaia.
andato a vederne una, mi sono molto spaventato, perché avevano preso il mio testo come se fosse un testo canonico, cioè guai se non hanno cambiato manco una virgola di quello che io scrivevo, e lo facevano, avevano visto che io ero seduto, quindi erano seduti anche loro, ma non si muovevano mai per tutto il testo, per tutto il racconto, fermi, non c'era una mano che facesse qualcosa. Vabbè, un'altra cultura. Io gli ho detto, dico, ma guardate, fatelo diventare vostro questo. Io non è che ci tengo che tutte le parole devono essere esattamente così. Se lo fate diventare vostro scoprirete che potete infilarci dentro qualcosa che è più legato alla vostra tradizione. Niente, no, no. Il testo rispettato va fatto così. E vabbè, questo è un po' come l'opera lirica, no? L'opera lirica, guai, guai, se cambi una parola del libretto. No, intoccabile. La musica non ne parliamo. Cioè, intoccabile. Un museo vivente, l'opera lirica è un museo vivente. Peccato, si potrebbero. La tradizione vive perché la tradisce. Se non si può tradire la tradizione diventa un museo. Benjamin diceva, in ogni epoca bisogna lottare per combattere, no, bisogna lottare per strappare la tradizione dal conformismo che cerca di sopraffarla. Bellissimo. Questo è il compito dell'artista. Non è quello di dire no alla tradizione, questi sono gli idioti, quelli che dicono no alla tradizione sono gli idioti, quelli che credono che hanno inventato il mondo. Quando ogni nostro gesto è rubato da quelli che sono venuti prima. Ogni nostro gesto teatrale ha dietro Caravaggio, Masaccio, Tintoretto e prima ancora, fino ai graffiti sulle pareti delle grotte. Quindi non inventiamo mai niente, è come lo montiamo l'invenzione. Non è il cosa, è il come viene montato che può essere nuovo, ma può essere nuovo perché prende dalla tradizione e la modifica, la tradisce. La trasporta da un'altra parte, ma non la nega, anzi se ne nutre. La tradizione è una grande forza di nutrimento, a saperla toccare e usare. Bene, io direi che siccome la mia voce sta andando via, la giornata. Sì, grazie. Se qualcuno vuol farmi una domanda, una riflessione, ah, ecco il mio progetto, se mi dice devo parlare. No, no, io sto, siccome sapete che è il centenario di Calvino, no? 100 anni dalla morte, no, dalla nascita, dalla nascita, il 23. E allora volevo fare una dedica, e ho proposto a Radio 3, Rai, di raccontare 20 fiabe italiane, una per ogni regione. E quindi ho preso 20 fiabe, sono già molto avanti. 20 fiabe, che cosa ho fatto? Ho preso la pagina e mezzo di Calvino e l'ho fatta diventare orale, cioè sono tornato indietro, non avanti. Cioè Calvino aveva preso le storie della tradizione e le aveva sintetizzate letterariamente in una pagina e mezzo. Io ho fatto, ho riaperto la pagina e adesso la mia storia dura 20-22 minuti. E le ho cominciato a raccontare, non le ho scritte, cioè poi le devo scrivere anche perché la SIAE devi scrivere, vabbè. Però diciamo, le sto raccontando e domani con Mirto, mio figlio, dovevo andare qua in uno studio a Ravenna per registrare le prime 4, cosa che non accadrà perché con questa voce è impossibile registrare. Però è un bellissimo progetto, lo potrete ascoltare alla radio dalla metà di settembre. Sono 20 puntate, una per ogni regione. Dell'Emilia Romagna ho scelto La regina delle tre montagne d'oro. È una fiaba bolognese, non è romagnola, è bolognese parmigiana, quasi. Però va bene lo stesso, potevo, più di una non ne potevo fare. E quindi sono molto contento perché sono quasi un mese che sto dentro un mondo di fiabe. Destini.
quindi faccio il commiato invece che fare il benvenuto. Vi ringrazio per essere stati qui, ma ringrazio soprattutto Marco, che ha voluto donare alla nostra città e alla sua, perché da un po' di tempo è la sua città, questi incontri che non sono ancora terminati, perché il prossimo l'abbiamo inserito all'interno di Scrittura Festival e avrò io il piacere di dialogare con lui sulla Pietra Oscura. Sì, e quindi ci incontreremo. Mi piaceva sottolineare, per darvi questa informazione, che se la primavera arriva faremo questo incontro nel chiostro della Classense, così come abbiamo inaugurato, usato negli anni scorsi un po' forzatamente, ma alla fine è stata una bella cosa, e sarà alle 17 all'interno appunto dello Scrittura Festival. L'abbiamo anche allargato ai ragazzi e alle ragazze, perché il libro di Marco, ma non voglio rivelare nulla per chi non l'avesse ancora letto, è, se mi permetti, un libro trasversale da questo punto di vista, non è né per adulti né per ragazzi, è letteratura, come mi piacerebbe sempre venisse definita, e quindi lo ringrazio in anticipo per questi due meravigliosi incontri che ha fatto e per il prossimo punto in cui dialogheremo insieme. Naturalmente, se qualcuno di voi vuole chiedere qualcosa a Marco, vi lascio immediatamente la parola. Senti un attimo. Ah, mi imbarazza il microfono. È che non ti sento con gli altri. No, mi sento. Vabbè. E è una domanda legata al Michele Colas. Sarei curioso di sapere la gestazione, cioè quando hai capito che poteva diventare ciò che è diventato, cioè dalla lettura del testo di von Kleist, quando e cosa ti ha colpito specificatamente del racconto. Allora, quando ho iniziato a raccontarlo, a me mi ha colpito la lettura. Remo Rostagno me lo diede da leggere a Torino e disse: perché non provi a fare un racconto di questo libro? Io me lo sono letto e in effetti mi colpì moltissimo. Mi colpì proprio il problema della giustizia e ingiustizia, che secondo me è il centro per me. Io l'ho letto così. Il libro mi ha colpito per questo senso di ingiustizia che patisce il protagonista e per reagire a questa ingiustizia diventa a sua volta giustiziere. Infatti nella prima dello spettacolo, quando l'ho fatto a Milano, al Teatro Verdi, nel programma di sala io ho detto dedico questo spettacolo a tutti i compagni degli anni 70 che in nome di un più alto ideale di giustizia divennero a loro volta giustizieri. Quindi era proprio, c'era un motivo preciso per cui volevo fare questo spettacolo, questo racconto. Però quando stava diventando possibile ci ho messo tanto tempo. Considera che prima di fare Reale a Milano, per 2 anni l'ho fatto nelle scuole medie inferiori, pensa un po', poi dopo scuole medie superiori, poi e via via si rodava, durava 20 minuti in più all'inizio, poi via via 20 minuti si sono persi. Poi una sera appunto Monica Gattini al Teatro Verdi ha detto: proviamo a farlo per adulti, e ho fatto era la prima volta che la gente vedeva uno seduto su una sedia. Il teatro di narrazione nasce da Colas, e quindi lì ho visto che funzionava anche per gli adulti, l'avevo già visto, però ci ho messo veramente tanto tempo per capire tutti i nodi che c'era dentro la storia e cosa colpiva me dentro, e quali erano i personaggi che amavo e quelli che dovevo amare anche se non amavo, perché poi bisogna amarli tutti dentro una storia. Ci ho messo tanto, appunto tale, c'era un altro racconto, non ve l'ho letto, che nel 93 appunto, ormai Colas aveva già 4 anni di repliche, l'avevo fatto già in un sacco di posti, considerate che a tutt'oggi ho fatto 1131 repliche di Colas, sta continuando a viaggiare. Ero andato a Genova a vedere uno spettacolo di Mimmo Cuticchio, il puparo, un grande puparo della tradizione dei pupi siciliani, e faceva uno spettacolo però senza pupi, faceva lo spettacolo con del cunto, un cunto siciliano, cioè lui c'aveva una pedana con un bastone, un legno che era spada, e con questa spada, dandosi i colpi sul il ritmo, piede,
declamava, cantava, cioè una voce strepitosa, stupenda, siciliano stretto, non si capiva nulla di quello che diceva, tutta l'epopea, una parte dell'epopea dei paladini, era la storia di Orlando, di Angelica, per un'ora e un quarto, una forza energetica mostruosa. Ogni tanto si capiva, anche quando si capiva era ancora più bello. Allora io esco da quella esperienza, quella è stata una sirena, quel giorno proprio io sono uscito, poi sono andato a salutarlo nel camerino, lui burbero, tipo un po' un mangiafuoco, però poi siamo diventati molto amici, tutto sudato, bagnato di sudore. Vabbè, io esco da quella esperienza e io fino a quel giorno avevo fatto con l'ascole e spadriglias ai piedi, cioè con scarpe di stoffa, che non producevano suono. Io il giorno dopo sono entrato in un negozio e ho comprato due scarpe con un tacco che suonasse. 1993, sono ancora quelle che uso oggi per colasse. È stato un investimento stupidissimo. La sera dopo, non già di colpo, però ho provato a mettere il suono in un punto. Due sere dopo ho provato a mettere in un altro, poi in un altro, poi in un altro. Alla fine è diventato un concerto. Adesso Colas vive anche questa sonorità, però per dire, le cose si capiscono facendole. E grazie al fatto che Colas ha avuto tutta questa gestazione, la possibilità di farlo, ci sono cose che vado comprendendo. Qualche anno fa ho capito che la parola perdono, se tu la rompi, fai perdono, è come un regalo. Non ci avevo mai riflettuto che il perdono è un regalo. E quindi l'ho infilata dentro lo spettacolo. Cioè, è un continuo di scoperta. Un amico mi ha detto a un certo punto, guarda che i cavalli non vomitano mai. Io dicevo che quando il cattivo prende i cavalli di Colas e li trasforma, li riduce pelle e ossa, proprio con violenza, per fare uno scherzo a lui, e dicevo che i cavalli non mangiavano, bevevano e vomitavano dalla stanchezza. E uno mi ha detto, dice, guarda, i cavalli non vomitano mai, è un errore. E l'ho tolto, perché il pubblico ogni tanto ti viene a raccontare pure delle cose. E un altro, non devi dire la zampa del cavallo, devi dire la gamba del cavallo. E i cavalli hanno gambe, non hanno zampe. Cioè hanno zampe, ma nella nostra... Se ci pensate, voi dite la gamba, se gli si è rotta la gamba al cavallo, ma la zampa è più per animali più bassi, diciamo così. Vabbè, tante cose. Grazie. Ci sarebbe tanto da dire.